Allora, è notizia di questi giorni che coloro che provengono dai paesi dell'est, Romania e Bulgaria, sono costretti a rispettare l'obbligo di quarantena. E allora voglio coinvolgere in questo nostro momento di approfondimento Silvia Dumitrache, che è la presidente dell'Associazione Donne Rumene in Italia, un'associazione che rappresenta in larga parte anche quelle donne che si occupano dell'assistenza dei nostri anziani nelle nostre case. Ha avuto modo Dumitrache, alla quale ovviamente rivolgo il buongiorno, di parlare con le sue connazionali che sono rimaste bloccate nel paese? Qual è lo stato d'animo? Salve, buongiorno, grazie per il vostro invito. Sì, ce ne sono tante delle nostre connazionali che sono in Romania e vorrebbero venire, hanno bisogno di tornare in Italia perché sono le famiglie, datori di lavoro, sono in attesa di loro, ma come sono anche tante le persone in Italia che vorrebbero partire. Almeno una volta all'anno di Certo. condividere la vita con la famiglia in Romania che sono rimaste bloccate qua. Sì, Per mi sono paura, sentita. immagino, Dumitrache, poi di restare bloccate nel proprio paese di origine e non poter più tornare in Esatto. Italia per lavorare. Dopodiché, Dumitrache, le pongo un problema molto serio, perché lei giustamente dice ci sono tante famiglie che chiedono che le mie connazionali badanti tornino a lavorare, però davanti all'obbligo di quarantena come si fa? Il fatto che loro tornino a lavorare rischiano di mettere a repentaglio la salute dei loro assistiti, che peraltro sono normalmente persone molto fragili, anziani, disabili. Certo, ma secondo me, visto che l'Italia ha bisogno di manodopera, è l'Italia che si deve dar da fare per tutelare queste persone, le famiglie, i lavoratori, qualsiasi lavoratore. Non puoi lasciare tutta il welfare, tutte le preoccupazioni sulle spalle del singolo. Quindi chi arriva prima della partenza probabilmente che si dovrebbe fare un test 48 ore prima di mettersi in viaggio, anche qua quando si arriva, e se magari come hanno fatto a Milano, di mettere a disposizione un albergo, un qualche cosa dove andare a per 14 giorni, per questo periodo di quarantena, sarebbe meglio, perché io non voglio neanche pensare, ma penso che nessuno, al caos che esploderà in Italia se le persone non possono tornare, come è successo anche in agricoltura. Ma non solo le donne che sono aspettate delle famiglie, ma sono tutti i lavoratori che Certo. dovrebbero Noi arrivare a fare il abbiamo loro voluto parlare lavoro. delle donne romene perché appunto lei rappresenta quella categoria e soprattutto perché, lo sappiamo anche dalle lettere che ci arrivano, la preoccupazione nelle famiglie è soprattutto legata alle badanti. Ci dobbiamo fermare un momento, andiamo in